Ciao, il mio nome è Andrea Ferroni e in questo video voglio farvi vedere una lavorazione che farò con due tavole di ciliegio che avevo comprato inizialmente per costruire degli strumenti musicali. Questo è il lavoro che faccio normalmente in associazione. Non sono un falegname e quindi non ho delle macchine di falegnameria per realizzare mobili, tavoli e via dicendo. Ma in questo caso, lavorando in smart working, ho bisogno di una scrivania migliore. Adesso ne ho una, ma era troppo piccola e a un certo punto mi dava noia. Quando le ho ricevute erano decisamente crepate, con dei difetti vistosi sul legno che potete vedere in queste immagini, e però penso che siano assolutamente adeguate per realizzare invece una scrivania. Queste tavole sono lunghe 270 cm e sono larghe circa 60 cm. In realtà, non essendo rifilate sui lati, sui bordi, le tavole potrebbero essere anche ridotte di molto in base alle dimensioni che voglio ottenere poi della scrivania finita. Il primo lavoro che devo fare è sicuramente quello di spianare queste tavole. Non avendo una pialla filo spessore adeguata per fare questo tipo di lavoro, utilizzerò la mia CNC. Siccome la mia CNC ha un piano di 1,80 m, e dovrò farlo in due passate, quindi lavorare una prima parte e poi una seconda parte da qua in poi. Il problema è che, essendo le tavole abbastanza storte, questo vorrebbe dire che ogni singola tavola troverebbe un piano d'appoggio nella prima parte e un piano d'appoggio sulla seconda parte che non sarebbero assolutamente coincidenti. Stavo pensando di utilizzare dei tacconi di legno e metterne 6 per la lunghezza adeguata al banco della mia CNC. Con 180 cm arrivare a questa situazione, quindi avere da questo punto a questo punto. In questo modo io riesco a definire un piano che andrò a creare appunto con 6 pezzi di legno che levigherò e porterò in piano con la CNC. A questo punto potrò ribaltare la tavola e quindi andare a spianare il piano inferiore. Il piano della mia CNC è 1,85 m di lunghezza. In questo caso, dato che le tavole sono da 2,70 m, vorrebbe dire che potrei lavorare questa prima parte. A quel punto dovrei spostare avanti la tavola e quindi lavorare la seconda parte. Questo però vorrebbe dire che su questa prima parte la tavola andrebbe a appoggiarsi in questo modo. Nel momento in cui la sposto avanti, appoggerebbe in quest'altro modo e quindi avrei due piani differenti durante la lavorazione. Come accennato prima, devo sistemare questi tacconi in delle posizioni adeguate a poter garantire un piano corretto di appoggio e poter lavorare le due parti senza avere movimenti che mi possano indurre in errore. Quindi questo qua sono 185 cm e qua di nuovo farò 185 cm. Quindi, se ho fatto bene i conti, questa parte qua, che è molto ristretta comunque tutto sommato, mi andrà a definire il piano di appoggio, che è poco, ma sarà un piano utile per lavorare sia una parte sia l'altra. È anche vero che nulla vieta di aggiungerne altri per fare in modo di avere un appoggio più concreto. Però solo questi 6 punti saranno quelli che saranno sempre in appoggio. Questi altri saranno degli ulteriori appoggi, però devo sempre lavorarli in una sola lavorazione e quindi devono stare all'interno di 185. E quindi questi saranno i piani d'appoggio in comune nella prima parte della lavorazione e nella seconda parte di lavorazione, più questi altri 4 qua estremi. E vado a incollarli solo con della colla.
Dopo aver spessorato le tavole, quindi con dei cunei, ho vincolato le tavole al piano di lavoro della macchina con queste morse, in modo da quindi garantire la tenuta durante la lavorazione. Per quanto riguarda invece i tacconi, rimangono tutti quanti all'interno del piano di lavorazione, quindi quando le girerò al contrario gli stessi verranno a trovarsi appoggiati qua e quindi avrò un piano perfetto. Per fare questa prima lavorazione, quindi per spianare queste parti, utilizzerò una Tornado di Fraser da 65 mm di diametro e la stessa Fraser la utilizzerò poi una volta girate le tavole per andare a spianare quest'altra parte.
Per essere la prima volta che piallo due tavole così lunghe su questa macchina, direi che sono soddisfatto. Era abbastanza probabile, come inconveniente, trovare piccoli disallineamenti tra la prima parte della piallatura e la seconda parte, quindi con due piani leggermente sfalsati, ma con un po' di attenzione la precisione che ho ottenuto mi sembra più che accettabile. Ora non mi resta che capire se di questi due pezzi voglio realizzare una scrivania con un river table oppure lavorarle, rifilarle e quindi giuntarle normalmente. Pulirò ancora meglio queste tavole, cercherò di guardare i difetti che hanno, cercherò di capire anche le dimensioni finite e poi deciderò. Se vi è piaciuto questo video e vi è stato utile, mettete un like. Se avete consigli da darmi, commentate sotto e se volete sottoscrivete il canale. Mi aiuterete a far girare questi video. Vi ringrazio e ci vediamo al prossimo video.